Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi farò l'unboxing della nuovissima scheda di cattura che utilizzerò per i futuri video su console e anche su Twitch. Sto parlando della Avermedia Live Gamer HD Lite. Questa è la versione Lite perché la versione Pro costava troppo. Questa scheda di cattura ho dovuto prenderla perché il problema principale della scheda di cattura precedente, ovvero la Aupouch HDPVR USB 2.0, è che OBS non riusciva a rilevarla, quindi ho dovuto sempre utilizzare OBS con la cattura del desktop, catturando proprio lo schermino del programma dell'Aupouch, e questo non era proprio il massimo della qualità su Twitch, specialmente perché c'era sempre quel piccolo scatticchio ogni tanto. Però comunque sono riuscito, diciamo, a streamare anche Kingdom Hearts in questo metodo, anche se ho avuto diverse difficoltà a leggere la chat di Twitch in quel periodo. Quindi la differenza principale tra questa scheda di cattura che andrò a sboostare adesso e quella che avevo prima è l'attacco, perché infatti mentre quella di prima era USB e tutte le schede USB 2.0 hanno il problema della latenza e quindi del ritardo video di 2 secondi o anche più, questa di qui invece è PCI Express e di conseguenza non ha nessun problema di delay, non ha nessun problema di latenza, perché essendo PCI Express ha una velocità di trasmissione dati molto superiore a quella dell'USB 2.0. Però ovviamente i dettagli più approfonditi li tratterò nella seconda parte del video, ovvero quella dedicata alla recensione effettiva. Adesso godiamoci l'unboxing e noi ci risentiamo nella seconda parte con la recensione. Ma prima passiamo all'unboxing effettivo della scheda di cattura, perché veramente non vedo l'ora di sbustare, di estrarla da questo involucro col quale il corriere me l'ha consegnata neanche 10 minuti fa. Eccoci qua, tagliamo via la busta. Ok, perfetto. È un pochettino ammaccata. Spero che comunque non sia, diciamo, danneggiata internamente. Tuttavia, ovviamente, teniamoci sempre la riserva della fattura. Comunque sia, ragazzi, queste sono le meraviglie degli unboxing, quindi è il momento di sbustarla, perché comunque sia i sigilli sono integri, quindi non ci devono essere problemi. Passiamo all'unboxing effettivo. Purtroppo, ragazzi, non penso che terrò questa scatola nell'esposizione, però pazienza. Togliamo via i sigilli. Uno e due. Per fortuna comunque l'interno è a posto. Come potete vedere, questa di qui è una scheda di cattura PCI Express. Questo vuol dire che va montata all'interno del PC. Comunque sia, nonostante la confezione sia parecchio ammaccata, la scheda di per sé è integra. Possiamo vedere che sullo shield della scheda abbiamo queste due porte HDMI, una è un input mentre l'altra è un output. Quella di input in pratica serve per il segnale in ingresso nella scheda di cattura, ovvero il segnale che va dalla console o dall'altro PC da streamare alla scheda di cattura, mentre l'output serve per il pass through del video. Ad esempio, mentre stream appunto una console e dovessi usare OBS, con questa scheda di cattura posso mandare il segnale video dall'HDMI direttamente al monitor principale, perché ha soltanto un problema molto grosso questa scheda di cattura, ovvero che i programmi la utilizzano individualmente. Questo vuol dire che quando ad esempio la uso con OBS posso vedere il video soltanto tramite OBS, non posso vederlo da nessun'altra parte. Però
Se la connetto tramite il pass-through video al monitor, posso vedere il gioco o la console, quella che sto streamando, direttamente sul monitor. Questo appunto è diverso rispetto alla vecchia scheda di cattura, perché quella non aveva il pass-through HDMI e di conseguenza avevo bisogno anche della televisione da collegare alla scheda di cattura stessa tramite i cavi component. Invece questa di qui è soltanto HDMI e inoltre ha anche l'audio input e output in jack 3,5 mm. Questo è molto utile perché specialmente io che farò dei video sui retro PC, questo di qui mi consentirà di catturare anche l'audio dai vecchi PC direttamente collegandola alla scheda audio dei PC stessi. Geniale, no? Inoltre ha anche questa il pass-through perché in questo caso registra l'audio, quindi c'è l'input dell'audio e l'output per collegarlo direttamente ad esempio alla linea d'ingresso del mio PC e poter sentire, perché altrimenti registrerebbe e basta senza farmi sentire l'audio. È geniale perché in questo modo posso catturare anche l'audio delle periferiche che ad esempio non hanno l'HDMI. Infatti, insieme a questa, ho acquistato anche un convertitore che andremo a sboostare tra pochissimo, che mi consentirà appunto di trasformare il segnale da component o da composito o anche da VGA in HDMI per poter collegare a questa scaricatura qualunque cosa. Ora mettiamo di lato un attimo la scaricatura e vediamo che altro abbiamo nella confezione. Abbiamo un cavetto HDMI, dalla lunghezza discutibile, cioè non è lunghissimo e non è placcato in oro, quindi non è il top della qualità. Io comunque collegherò il mio cavetto HDMI placcato in oro e questo di qui lo utilizzo soltanto per il pass-through. Vediamo un po' come va in questo modo. Poi abbiamo ovviamente il libretto di istruzioni con la lingua inglese, francese, italiana, tedesca, spagnola, portoghese, portoghese brasiliana, francese, canadese, cinese e giapponese. Abbiamo quindi un mucchio di lingue, tra cui anche l'italiano. Inoltre ho visto un vecchio unboxing di qualcuno che ha spostato questa stessa scheda e ha detto nel video di non aver visto la lingua italiana nel manuale di istruzioni. Evidentemente la Vermedia ha aggiornato i libretti e adesso ha incluso anche la lingua italiana. Comunque sia, ovviamente questo di qui non ci interessa. La scheda di cattura appunto è una scheda PCI Express e si può collegare in tutte le schede madri moderne e anche in quelle più vecchie che presentano almeno uno slot PCI Express. Si può collegare sia nei PCI Express piccolini, sia nei PCI Express in cui solitamente va collegata la scheda grafica. Quindi se ad esempio non avete PCI Express piccolini, ma avete due PCI Express per schede grafiche, il secondo PCI Express, se non avete ovviamente uno Sly o un Crossfire, potete utilizzarlo per la scheda di cattura. E l'ho presa appositamente PCI Express e non PCI classica perché la mia scheda madre, la MSI Z97 Gaming 7, ha soltanto PCI Express e non ha neanche uno slot PCI classico. E sì, devo dire che è stato parecchio difficile sopravvivere a questo, però alla fine, grazie a dei bridge per poter convertire i PCI Express in PCI classici, sono riuscito più o meno a collegare anche altre schede. Ma questa ho voluto prenderla direttamente PCI Express per non avere problemi e per collegarla direttamente al PC alla massima velocità. Ovviamente, a fine video metterò un video di registrazione fatto con questa, se funziona, perché abbiamo visto che la scatola non era il massimo della forma, però comunque la scheda di cattura di per sé mi sembra perfetta, non è neanche piegata, è ottima, l'imballaggio interno è perfetto, avrà soltanto subito qualche colpo durante il trasporto. E adesso passiamo all'unboxing del convertitore da component VGA ad HDMI. Qui abbiamo il nostro convertitore da component composito VGA ad HDMI. E ci consentirà appunto di poter registrare qualunque cosa con la scheda di cattura nuova. Infatti potrò collegare qualunque console vecchia, potrò collegare anche altri PC vecchi che utilizzano il VGA, perché infatti questo convertitore di qui ha anche l'input VGA e l'output HDMI. In pratica mi consente di convertire qualunque segnale
RCA Composito oppure Component e VGA da analogico a digitale in HDMI. È fenomenale, fantastico, è veramente utile. E questo di qui invece l'ho preso su un altro sito separato, quindi ho fatto due ordini. Questo convertito di qui mi è costato 66 euro e l'ho preso da eBrice, mentre la scheda di cattura l'ho presa da Techboard ed è costata 73, 93 euro. Qui abbiamo il nostro convertitore, è molto piccolo, non è una cosa enorme, è soltanto un semplice convertitore, una scatola con all'interno dei condensatori, dei capacitori per poter convertire appunto il segnale da analogico a digitale. Sul retro abbiamo tutta la roba interessante. Come potete vedere, richiede la corrente da 5 volt. Qui poi abbiamo tutti gli ingressi video per il component oppure anche per il composito. Per il composito, quello giallo va collegato in quello verde, quello blu deve restare vuoto, quello rosso deve restare vuoto e poi si collega l'audio, mentre il component ovviamente si collega tutto. Poi a continuare abbiamo l'input anche per l'audio da 3,5 mm. L'input per il video VGA, che è quello che appunto userò tantissimo per convertire il segnale dai retro PC ad HDMI, e poi alla fine abbiamo l'output HDMI, questo va collegato alla scheda di cattura. Mentre sul lato frontale abbiamo questi quattro pulsanti. Uno è per il menu, poi abbiamo meno e più che sarà lo zoom, penso, e poi input per scegliere appunto la sorgente di ingresso. Quindi immagino che avrà anche una sua interfaccia o qualcosa del genere. Un pochettino come il televiewer in pratica. Il televiewer era un apparecchio che ho usato fino a pochissimo tempo fa, che appunto mi consentiva di convertire il segnale da VGA a composito, oppure anche ad S video. L'ho utilizzato per registrare ad esempio il PC con Windows 98 e l'ho usato anche per registrare il PC DOS Olivetti M454S. Infatti quel video l'ho fatto in questo modo. Ho registrato il video del PC convertendo il segnale da VGA a RCA con questo televiewer e poi ho registrato il tutto con l'outputs HDPVR. Infatti, come potete vedere da quel video, la qualità non era proprio il massimo della chiarezza. Mentre in teoria, anche se non dovrei raggiungere i livelli appunto di poter contare i pixel, o forse magari li posso anche raggiungere, in teoria usando questo convertitore, convertendo il segnale da VGA ad HDMI con ovviamente il cavo placcato in oro perché consente un bitrate maggiore rispetto a quelli classici in acciaio, posso in teoria registrare con una qualità più alta. Non ho ancora detto nulla sulla qualità di questa scheda di cattura. Questa scheda di cattura in pratica può registrare fino a 1080p a 30 fps, mentre può registrare a 720, scusate, fino a 60 fps. Inoltre, devo leggere dalla reflex perché è scritto a caratteri minuscoli, un po' come ho fatto con il video del mouse. Allora, cattura della partita con qualità 1080p 60 HD. Comunque, io ho letto molto che questa scheda di cattura può registrare fino a 1080p a 30 fps, i 60 non li raggiunge. Però comunque in 720 può raggiungere anche i 60 fps. Ma questo per me, sinceramente, non è un problema. Perché intanto su Twitch io streamo sempre a 720 a 60 fps. Quindi 1080 non lo tocco quasi mai perché tende ad appesantire molto la live e tende anche a far laggare e bufferare la gente che ha connessioni molto scarse. Però 720-60 fps questa scheda di cattura li raggiunge, quindi non ho problemi su questo punto di vista. Mentre per i video, alla fine, registrando ad esempio i retro PC, non penso che quelli vadano per niente a 1080p e 60 fps, quindi 720 già sono anche troppi per il DOS, per Windows 98 e per questi vecchi PC. Mentre per le console, anch'esse, ad esempio la PS2, la PS1 e queste console datate,
non raggiungeranno mai 1080p a 60 fps, quindi anche su questo punto di vista non ho alcun problema. Ovviamente la Reflex, tra l'altro, se la collego per fare ad esempio, usare ad esempio il monitor come appunto monitor per vedere ad esempio quello che sto registrando, quindi farò anche questa prova. Al massimo il registro sembra a 24 fps, quindi è ancora meno del top di questa scheda di cattura. Esistono poi schede di cattura di fascia più alta, come ad esempio la Live HD Gamer, non Lite, perché questa è la Lite, che riesce a raggiungere anche i 60 fps e 1080. Esistono anche delle schede di cattura che hanno un input proprietario e un cavo che si moltiplica in tutti gli ingressi video esistenti, quindi quelle sono veramente il top della gamma. Ovviamente chi vuole la qualità più alta, i 60 fps e 1080p, non si va certo a comprare la Avermedia HD Gamer Lite, ma si va a comprare una Avermedia Live HD Gamer ad esempio, o la Live Gamer Pro, che sono appunto altri due modelli di fascia più alta che costano però il doppio. E comunque sia, per quanto riguarda la qualità massima di questa scheda di cattura, per me è sufficiente, perché alla fine non streamo a 60 fps e 1080, quindi per Twitch va benissimo, e per i video altrettanto. Registro video del PC con Shadowplay e registro le vecchie console e i vecchi PC che non raggiungono quelle risoluzioni. Quindi direi che per questo non ho nessun problema. E adesso, ragazzi, è arrivato il momento della verità. Questa scheda di cattura funziona bene? Scopriamolo subito. L'ho già montata all'interno del PC. E non so quando, perché è la magia del video editing. E adesso farò dei test, registrerò qualcosa, non so ancora cosa, e metterò tutto alla fine del video. Quindi, ragazzi, per questo è tutto e alla prossima. Ciao a tutti! Cielo, che sorpresa vederti qui! È da quando abbiamo sconfitto Ripto ad Avalar che non ci incontravamo. Beh, gli affari hanno iniziato ad andare male da quando sei partito. Quindi mi sono trasferito qui e sono entrato in affari con la maga locale. Donna adorabile, sembra che ami molto i draghi. La maga mi ha chiesto di sorvegliare Sheila il canguro. Credo che se tu avessi un po' di soldi potrei lasciarla fuggire. Sarebbe un ottimo animale da compagnia. Bene, bene, il mio drago preferito. La maga mi ha incaricato di sorvegliare questi soffietti. Tuttavia, credo che potrei guardare altrove se fossi distratto a contare delle gemme. Cosa? No! Che cos'altro farai con tutte quelle gemme? Lezioni di volo? Buona questa! Bene, bene, il mio drago. Oh sì, preziose, preziose gemme. Bene, allora Spiro, ora puoi usare i soffietti quando ti pare. Tanti auguri per la tua caccia all'uovo. Bene, Spiro, sono felice di vederti. I cancelli che sto sorvegliando sono l'entrata segreta di un nascondiglio di ladri di uova. Non
Naturalmente la mia coscienza mi impedisce di lasciarti entrare. Almeno non senza una piccola ricompensa.